Il vostro ospite, il falso principe di Shaiya, non solo è un impostore, è un pirata e un assassino. Anzi, il peggiore degli assassini. Sandokan, la tigre della Malesia. Te lo stavo dicendo, Marianna, il mio regno è Mombrachen. Sono diventato un pirata per riprendermi ciò che gli inglesi mi hanno tolto. Adesso basta! Prendete quell'uomo! Riguarda noi militari. Non è un passatempo per dilettanti. Seguitemi, amici. Ci penseremo noi alla tigre della Malesia. Avanti, marcia! E questa caccia all'uomo cosa sarebbe? Una nuova lezione di civiltà che diamo ai nativi? Se si tratta di dare lezioni, io faccio vacanze. Ma faccia qualcosa, piuttosto. Giusto. Berrò un goccio. Vieni, prendi questo. Ti può essere utile. Hai qualche minuto di vantaggio, ma non è finita. Ti daranno la caccia come un animale. Te lo restituirò. Sento che ci incontreremo di nuovo. E quel giorno ti chiederò di venire con me a Mombrachen. Combatterai al mio fianco. Mi piace la tua lotta, ma non posso combattere gli uomini. Non li amo abbastanza. La mia vita è nella giungla. Lì non arriva l'odio degli uomini. Non so se la tua giungla sarà grande abbastanza da proteggerti per sempre. Ognuno sceglie la sua strada nella vita e tu seguirai la tua fino in fondo. Per questo ti sarò sempre amico. Anche tu segui la tua, Tremon Mike. Ma le nostre due strade si incontreranno, vedrai. Allora, Sandokan, al prossimo incontro. Sterlina per te se lo scoviamo per primo. Il primo colpo è mio, d'accordo? Come vuole, tanto sarò io a colpirlo. Colpito. E ha preso anche le armi. Avanti! Avanti!
tigre, fermo! Sono tuo amico, davvero. Sì, non hai più un servo sordomuto, ma in compenso hai un amico fedele. Avete visto passare qualcuno? Soltanto gli uomini della Compagnia delle Indie, incaricati di sorvegliarci come ogni giorno. Da quanto siete qui? Dall'alba, come ogni giorno. Avanti! Avete rischiato la vostra vita per salvare la mia. Non lo dimenticherò mai. Ti ho portato qui perché so che sono amici. Zitto, non gridare così, Daro. Sapevo di poter contare su di loro. E ora parli troppo piano, meglio che tu stia zitto. Eh beh, ma faccio il sordomuto da 4 mesi. Diamogli un po' di tempo alla voce per riabituarsi, no? Noi siamo felici. Felici di aver potuto aiutare in qualche modo la tigre della Malesia. Gli inglesi avete aiutato. Sandokan li avrebbe ammazzati tutti. Noi andiamo. Addio, Tunka. Poi torno. Se non lo fai ti ammazzo. È una mia fidanzata. Eccoci arrivati. Che bello il mio fiume. Ehi! Guarda! È una terra ricca questa. Ah sì, pesce, frutta, tabacco, indaco, tè. Ma è tutto della Compagnia delle Indie. È veramente una metà la nascondiamo per venderla ai contrabbandieri cinesi. Una volta sono venuti i sipoise della compagnia. Volevano sapere dov'era la roba. E tu? Ah, per non rispondere ho finto di essere sordomuto. E mi hanno mandato a fare il servo in casa Gillon. Perché non sei scappato prima? Sono scappato per amore. Mi sono fidanzato con Mennoa, la cameriera di Lady Marianna. Ehi! E le ho dichiarato il mio amore a gesti. Ero sordomuto. Ehi! Ah, le mie fidanzate. Anche quella, sì. Ehi! Ehi! Questa è per te, dalle cantine di Lord Ginlong.